i poteri forti ci controllano. Chi ti paga? Gerry Scotti è un'iguana. I vaccini c'è il grana padano. La terra è una piadina. Le scie chimiche. Qualcuno pensi ai bambini. Che succede? Niente, un incubo. Ho sognato che il mondo fosse governato dall'irrazionalità e dal complottismo più sfrenato. Non ci pensare, ti metto su una bella tazza di adrenocromo caldo. Oh my god. Benvenuti sul canale di Gross. Oggi c'è la puntata più spaventosa dell'anno, lo speciale di Halloween. Oggi parliamo di fantasmi e paranormale, dandovi dei preziosi consigli per proteggere la vostra abitazione niente poco di meno che dagli spettri e leggendo un po' di storie terrificanti. E lo facciamo infiltrandoci in gruppi Facebook popolati da mistici in grado di aprire il terzo occhio e farvi fare viaggi astrali. Profeti in grado di prevedere il futuro tramite sogni premonitori. Vite in cui il caso non esiste, il destino è disegnato dagli angeli custodi, in cui la risposta ai problemi è sempre la stessa: pregare e far esorcizzare la casa. Sono gruppi in cui il paranormale ha sempre una risposta. Naturalmente, dietro pagamento. Sono gruppi in cui ogni cosa ha un risvolto occulto. Buonasera a tutti, ho una casa in campagna. Ho trovato questo legno in casa, penso che sia stato fatto qualche rito. Qualcuno di voi sa dirmi cosa può essere? Signora, sarà stati due embriachi di passaggio che si saranno grigliati un paio di costolette. Rito satanico, palese, purifica tutto con acqua benedetta e metti un crocifisso. Vabbè, immagino che anche il rito satanico possa essere una risposta plausibile. Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa cosa vuol dire lei. Alle 4 di stanotte è entrata in casa. Vuol dire che devi metterti delle zanzariere, cosa vuoi che voglia dire? Si dice che portino notizie! Ah, non si usano più i piccioni. Cacchio, le falene serve la lente di ingrandimento. È successo che le falene sono state annunciatrici di morte! Minchia. Da domani mi riempio di zampironi e di camaleonti. Altre cose a cui dovrei stare attento? Altri presagi? Stasera sento un intenso odore di incenso in casa. Non c'è acceso niente. Qualcuno sa dirmi di che presagio si tratta? Incenso, eh? Di solito è presagio di morte. E mettetevi d'accordo, cazzo! Mai lasciare i piatti sporchi da lavare il giorno dopo! E madonna, che succederà mai? Vengono i demoni a sparecchiare? Le nonne dicevano che prima di andare a dormire bisognava pulire il tavolo e lavare i piatti. Era una credenza tramandata tra le generazioni. Questa diceva che non era bene lasciare tracce di cibo nel piatto perché gli spiriti affamati venivano per alimentarsi dei resti durante la mattina. Scusa, ma se sono spiriti, gli casca la roba e cascano di sotto, no? Sono eterei. Il vero pericolo è quando si rendono conto che non c'è modo di nutrirsi di cibo e scoprono che possono nutrirsi dell'anima di chi è più vicino. Mannaggia, hanno pensato proprio a tutto. Qua viene fuori la versione horror di Babbo Natale, che anziché latte e biscotti si pappa le anime dei vicini. Io so il contrario, lascio tavola apparecchiata perché gli angioletti si cibano delle briciole. E che cacchio sono, delle formiche? Va bene la povertà, però vuol dire almeno una pasta asciutta. Qualcuno sa perché l'argento tiene lontane le entità negative? Guardi, con tutta la buona volontà, non credo che l'argento serva a qualcosa in quel senso. L'argento è in grado di rimuovere e ridistribuire l'energia negativa e quindi può essere utilizzato per pulire l'aura di una persona. Sì, sicuro. Però funziona meglio il piombo, secondo me, specie se è a forma di pallottola. Io penso che la croce sia più indicata. Vabbè, a sto punto, croce d'argento e tac, fai jackpot. Di solito dicono che è il rame, infatti tanti fanno dei bracciali. Beh, ma questa è la versione low cost per i poveracci, l'argento è più premium. Vabbè che con quella di rame ci puoi anche ricaricare il cellulare se l'attacchi alla corrente. Puoi usare, volendo, dei sacchettini con del sale grosso ad ogni entrata. Il sale deve essere benedetto però, io l'ho fatto e mi ha aiutato tanto. Immagino, per assorbire l'umidità. Cosa significa sentir bussare due volte alla porta? Che ne so, sarà il postino. Di solito quando si sente bussare non si deve aprire per nessun motivo. Sono le anime a voler entrare, altro. Se apri, sei fritto. I letali messaggeri del demonio. I rider di
Just Hitler. Salve gruppo, sono un paio di giorni, circa una settimana, che incontro sempre gatti neri. Cosa vorrà dire questa serie di incontri felini? No, dai. È incredibile! Ancora superstizioni medievali! No, basta! Oh, finalmente un messaggio sensato. I gatti sono protezione, i neri assorbono le negatività. Quando li vedi, salutali e ringraziali. Ok, va bene, ho capito. Viviamo in un mondo paranormale, ma tipo, che succede? Buonasera a tutti. Chi di voi ha vissuto situazioni come rumori notturni di sedie che si spostano da sole, suonare al campanello all'alba, giocattoli che di notte si accendono da soli? Sentiamo. Sono tutto orecchi. La scorsa primavera il passeggino giocattolo di mia figlia è partito facendo 1,5 metri da solo davanti ai miei occhi e a quelli di mio marito. Ghost and Furious. I giocattoli di mia nipote si accendevano ogni tanto da soli. C'era un gioco che si attivava spostando una levetta. Si è acceso di notte. Toy Story è reale. E l'asciugatrice? Idem. E c'è anche la versione per le femmine. Volevo fare la scena con gli occhiali da sole, no? Che si abbassano, però non li ho trovati. E questa è la cosa più simile che ho trovato. A casa, dove abitavo prima, si accendeva la TV quando ci passavo davanti e poi, se mi sedevo sul divano per guardarla, si spegneva. Secondo me si sedeva sul telecomando. Suonare il campanello in diverse ore. Non sono i fantasmi quelli, sono i testimoni di Geova al massimo. I piazzisti della Folletto. Se proprio ti va male, i testimoni di Geova della Folletto. Le bottiglie di plastica scrocchiano solo di notte. Madonna, che fantasma rompicoglio. E se invece non fossero i fantasmi il problema? Se fossero, che ne so, i vivi? Buonasera, vorrei sapere qualcuno con esperienza con maleficio. Malocchio, se è possibile sapere come lo ha scoperto, come si sentiva e come lo ha sconfitto. Interessante. Come posso sapere se ho il malocchio? Ti senti male? Minchia, che diagnosi! Se hai il malocchio, senti il centro della testa caldo e poi si toglie con delle parole. Da noi si chiama il piatto e se te lo fa un uomo è più forte. Io ci sono passata tante volte. Niente, qua mi sa che pure tra i mistici c'è un problema di quote rosa. Io tempo fa ero ragazza e mi succedevano cose strane. Ho conosciuto un medium che ha voluto il mio cuscino sul quale dormivo e lo ha aperto. Ha trovato il rito della morto. Legno, velluto nero, crine di cavallo, la ha insanguinata a forma di corna. E la Madonna, questa ha dormito con un tronco nel cuscino, non si è mai accorta di niente. Sono pesante la ragazza. Ma se volessi fare un po' di prevenzione contro il malocchio? Mia madre mi faceva mettere nel reggiseno la medaglietta della Madonna di Pompei. Urca. Sexy. Buongiorno, sono una delle esperte del gruppo. È vero, c'è anche la targhetta con la scritta esperto del gruppo. Se ha effettuato esami medici e sembrano a posto e vuole approfondire a livello esoterico, se vuole sono disponibile per verificare se lei ha negatività o malocchio. No, ma è giusto, in questi casi bisogna rivolgersi ai professionisti. Mia madre è sensitiva e bioterapeuta da oltre 30 anni. Ha imparato diversi metodi di meditazione e protezione nei suoi confronti e nei confronti della famiglia. Legge le carte e usa il ciondolo. Mia madre. Mamma, l'evoluzione del a mio cugino sensitivo. Ci vorrebbe un mago bravo o un prete. Sì, tanto in fondo maghi, preti è la stessa roba, no? Cioè, maghi, preti, warlock, paladini. Rivolgersi ai professionisti è importante perché si rischia di fare un casino. Buongiorno a tutti. Dopo lettura di mano da... è venuto fuori che ho una persona falsa accanto e dopo lettura tarocchi da... è tornata fuori di guardarmi da una persona falsa e di stare attenta ad inganni. Ieri ho preso sale grosso e aggiunto acqua di Lourdes benedetta che mi hanno regalato e messo in tutti gli angoli della casa per protezione e pregando. No! Cosa hai fatto? Hai fatto il minestrone! Unisci profano e sacro, acqua benedetta, farsi leggere la mano e aprire le porte al diavolo! Ora non ti resta che una cosa da fare. Recita il rosario quotidiano. Grazie. Ho sempre con me una croce e immagini di Padre Pio ovunque. Meno male. Mi sentirei un tantino osservato a entrare in casa sua, ma tutto è bene. Quel che finisce bene. Oh, naturalmente non ci sono solo fantasmi cattivi, eh? Buongiorno, semplice curiosità. Ma gli angeli possono prendere sembianze umane? Grazie. Secondo me ne ho incontrato uno, anzi in realtà erano una famiglia intera. Minchia, una famiglia intera, i Cesaroni del cielo. Che culo. Per quanto ne so io, sì.
però si incarnano in persone con handicap. Le regole non le ho certo fatte io, eh. Se ti vuoi reincarnare, quella è la strada. Ci sono dei vincoli rigidi da seguire in paradiso. Non sempre gli angeli hanno le ali. Sennò sarebbero assorbenti. Comunque, certo, a volte appaiono anche così. Ciao a tutti, il tema reincarnazione mi ha messo un'ansia addosso indescrivibile. Ma è possibile che un'anima sia alle prime armi, nel senso che per lei è la prima volta che si reincarna? Wow, piano con sti termini, oh. Siamo mica buddisti qua, eh. La reincarnazione non esiste. Dopo la morte, o paradiso, o inferno, o purgatorio, dove ci si perfeziona espiando per poi andare alla gioia eterna. Capito? E se nel percorso dovessi incrociare un certo Virgilio che si offre di accompagnarti nel tragitto... Non si fidare, vuole solo rubarti le monetine del carrello. Un'ultima attività che ho adorato di questi gruppi sono gli avvistamenti. Paraidolia allo stato puro. Ciao gruppo, l'altra sera ho fatto delle riprese a casa mia e guardate cosa ho ripreso, queste sono le foto. A me sembra il musetto di un gattino. Anche ombre nere incappucciate, li vedo anch'io in tutti i modi. Sembra uno scheletro o un demone. Io qui vedo un volto, sembra un ragazzo. C'è Activita lì. Che è uno yogurt. Sicuramente è un orbs. E che cacchio è un orbs? Sono delle sfere di luce. In parole semplici, è un fantasma. Ciao, guarda le mie orbs. No, andiamo avanti. Siamo in fascia protetta qua. Buonasera a tutti. Pubblico in anonimo poiché la foto in allegato non è casa mia, bensì casa di una mia conoscente. Tempo fa questa persona ha pubblicato questa foto di casa sua e subito mi sono accorta di quel dettaglio inquietante sullo sfondo a sinistra. Cosa ne pensate? Cosa vuoi pensarne? Sarà un appendino con una giacca. È la prima volta. Di solito non vedo niente. Che una foto mi dia un senso di inquietudine. E si vede bene. Ma si vede bene cosa che sembra una foto stock di Ikea? Dovete benedire immediatamente la casa o chiamate il PIT, Paranormale Investigation Team. È la versione italiana dei Ghostbusters. Che è? La sagoma di una donna di profilo. Ma dove? Io ci vedo un cagnolino. Ma cosa stai dicendo? Ok, mi arrendo. Effettivamente questa è una prova schiacciante. E con questo siamo giunti alla fine di questa puntata terrificante e spaventosa dello speciale di Halloween. Spero che il video vi sia piaciuto e in quel caso vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, condividere il video e seguirmi sugli altri social. Trovate tutto in descrizione, così come il mio libro Cascina Speranza. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!